il management per l'imprenditore extraalberghiero. Come avere più tempo, ridurre lo stress e guadagnare di più. Queste sono le parole magiche che ogni imprenditore in realtà vorrebbe ottenere come risultato. Insomma, diamo il benvenuto di nuovo a Danilo Beltrante per questa rubrica Vivere il turismo now, scegli le strategie che funzionano adesso. Bentornato su Mediotel Radio, Danilo. Ciao Concetta, grazie e grazie a tutti gli ascoltatori della radio e gli amici di Vivere di Turismo che ci seguono numerosi in questa rubrica. Siamo arrivati alla sesta puntata, Danilo, insomma, siamo quasi giunti al termine, ma le puntate sono sempre ricche di contenuti scottanti, diciamo, attuali e molto utili. E questo, insomma, è uno dei temi anche qui più spinosi per il nostro settore, ma in generale, credo, quindi la gestione del tempo. Che consigli daremo oggi, insomma, su come essere più efficaci e più produttivi, insomma, nel nostro mestiere? I consigli da dare sono tanti. A monte, faccio una riflessione che tra l'altro facevo ieri con Bartolomeo, un mio amico, e sai, al telefono ogni tanto con gli amici si parla del più e del meno e come due comari ieri ci stavamo confidando le ultime vicende, no? I problemi naturalmente che si affrontano durante l'attività sono molteplici. Per cui, dopo qualche minuto che parlavamo delle varie cose, è emerso che uno degli aspetti più importanti oggi per poter gestire tutte queste complessità era proprio l'aspetto tempo. Cioè, se uno ha il tempo per poter seguire, correttamente e quindi guidare un pochettino quella della propria vita, la propria attività, ecco che i risultati non tardano ad arrivare. Diversamente, se continuiamo a subire invece la pressione delle cose, la pressione dell'urgenza, è molto difficile che la nostra attività prenda una piega positiva o comunque segua un attimino quello che è la nostra aspirazione. Quindi è sempre molto importante focalizzarsi su questo aspetto qua. Forse siamo nell'era dove la risorsa più importante di tutti è proprio il tempo. Anche perché è l'unica cosa che non torna indietro, no? Quindi assolutamente. E senti un po', Danilo, allora, per cominciare, quindi possiamo nel caso raccontare come può essere una giornata tipo, quindi in base a quali elementi possiamo gestire le attività in funzione del tempo e degli obiettivi, tra l'altro. Quindi vai, inizia con qualche case history. Guarda, più che una giornata tipo, a me piace immaginare un'attitudine imprenditoriale da parte delle persone che operano in questo lavoro. E che cos'è l'attitudine imprenditoriale? È quell'atteggiamento che permette alle persone di fare cose che sono produttive e non cose ripetitive. Perché? Vabbè, chi è da solo giustamente deve fare uno e l'altro, ma chi ha dei collaboratori deve imparare a delegare loro quelle cose che sono ripetitive. E come si fanno ad individuare le cose ripetitive o le cose, diciamo, non utili all'attività? Intanto ti faccio concetta capire, diciamo, il contesto in cui la mia mente si muove quando ragiona di questa cosa, che è, se devo fare un parallelismo, un po' la storia del Titanic, no? Dove c'era l'equipaggio che era lì e lavorava benissimo, c'era un capitano che non ha lasciato, a differenza del Schettino, la nave fino alla fine. Quindi c'era un ottimo manager, quindi c'erano degli ottimi tecnici su quella nave, però la nave è affondata lo stesso, perché l'imprenditore, in questo caso l'armatore, non aveva previsto sufficienti scialuppe, non aveva previsto tutta una serie di cose che probabilmente avrebbero salvato le persone, evitato alla nave di affondare. Quindi il ruolo dell'imprenditore è questo, cioè non devi stare sulla nave e fare le cose, quindi fare cose ripetitive, cose che possono essere delegata agli altri, perché quando c'è un problema, se tu sei su quella nave, tu affondi insieme alla nave e noi non dobbiamo affondare, dobbiamo cercare di salvare la nave a monte. Quindi bisogna a monte fare una distinzione tra imprenditore, manager e tecnico.
Il tecnico è la persona, per esempio, che fa il check-in, la persona che fa le pulizie. E quando tu fai tecnicamente qualcosa, il manager è colui che organizza il lavoro dei tecnici e quindi fa in modo che ci sia ottimizzazione all'interno appunto di un'organizzazione. L'imprenditore è colui che organizza le risorse e le attività al fine di raggiungere un risultato. Quindi il risultato qual è? Quello che interessa all'imprenditore. Se guadagnare un tot, quindi il focus sarà sul bilancio, se liberare il tempo sarà sull'automatizzazione. Ogni impresa, diciamo, ha un fine, diciamo, a sé. Certo. Qual è la percentuale di tempo che bisogna dedicare alle varie attività? Ecco, una vita bilanciata include un 80% del tempo dedicato all'attività di imprenditore, cioè a quell'attività schizofrenica di immaginare problemi che non esistono e risolverli sperando che non accadano mai. Questa è l'attività dell'imprenditore. Così sembra quasi un pazzo. Così. No, no, è proprio, è questo il lavoro. Il lavoro è quello di immaginare tutto quello che potrebbe accadere e risolverlo a monte, certo. Perché altrimenti naturalmente si è coinvolti in problematiche che uno vorrebbe, dove non vorrebbe ritrovarsi, no? Scendendo con i piedi per terra, andare a sistemare una caldaia magari perché è calata la pressione a mezzanotte, che abbiamo gli ospiti che devono fare la doccia. Ecco, questa è un'attività prevedibile che io me lo posso immaginare. Se controllo la pressione all'ingresso dell'ospite all'interno dell'appartamento, non mi succede. Ecco, l'attività dell'imprenditore è questa qui, di creare procedure al fine di non far accadere questa roba. Certo. Quindi l'80% del nostro tempo dovrebbe essere dedicata a questo tipo di attività. Un 16% all'attività da manager e solo un 4% l'attività da tecnico, ma non perché dobbiamo fare i tecnici. Non dovremmo mai fare i tecnici nella nostra attività, perché altrimenti significa che affonderemmo, perché non vedremmo possibilità neanche di sviluppo, no, dell'attività, perché siamo lì impegnati a fare altro. Ma un pochettino ci vuole anche per avere un pochettino il polso con la situazione reale. Quindi un po' di attività da tecnico serve anche all'imprenditore per rendersi conto, insomma, di quello che succede, anche per conoscere un pochettino. Certo. Quello che è il mercato e il software utilizza, tutto il resto, il suo personale, tutto il resto. Bene, bene, insomma, queste percentuali li teniamo a mente, prendiamo nota, assolutamente, insomma, mi sono segnata anch'io qualche punto. E, come la mettiamo con tutte, insomma, quelle attività giornaliere che, insomma, le urgenze, quindi arriva quello, il fornitore, o arriva quella persona che ci distoglie da quello magari 80% di attività che stavamo facendo, insomma, come la mettiamo con queste situazioni? Questa è proprio una situazione che la maggior parte di noi subisce, perché noi pensiamo che sia normale il fatto di dover rincorrere dietro le cose e dover in qualche modo affrontarle. Anzi, certe volte ci dà proprio la carica il fatto di avere un problema da risolvere e dimostrarci che siamo bravi a risolverlo. E spesso questo è anche, diciamo, motivo di recensioni positive, perché i clienti giustamente vedono che corriamo appresso alle cose e adorano il fatto che noi ci facciamo in quattro per risolvere i loro problemi. Il punto è che, se è vero che generano recensioni positive, la domanda è: ma non c'è altri modi per generare recensioni positive invece che star lì a correre la mattina e la sera? E i modi ci sono, Concetta, e sono anche abbastanza, diciamo, semplici da capire, un po' meno semplici da applicare, ma comunque assolutamente fattibili e per tutti, sia per chi ha magari pochi appartamenti o un bed and breakfast, ma anche per chi gestisce a maggior ragione realtà un po' più grandi. Ad esempio, parlavi di manutenzione. Per la manutenzione c'è la possibilità di fare un piano di manutenzione preventiva. I problemi che noi abbiamo, Concetta, nelle nostre strutture, poi alla fine sono sempre quelli, no? I muri che si sporcano, gli scarichi che si intasano. Qualche lampadina che si rompe. Le lampadine, bravissima, questo è un pilastro.
e poi cosa c'è? La caldaia e il condizionatore, più o meno sono sempre sì, quelli, sì. No? E quindi sapendo, conoscendo quelli che sono i problemi, uno li deve risolvere, avere la capacità o l'organizzazione per risolverli a monte, in maniera tale che questi problemi non diventino poi un'urgenza dove correre appresso. Ad esempio, noi per le lampadine abbiamo messo una scatolina azzurra in appartamento con tutte le lampadine di scorta. Una volta al mese facciamo fare un giro al manutentore con l'insacchetto di lampadine a riempire le scatoline azzurre, cioè io non vado a sostituire le lampadine, quelle le sostituisce la donna delle pulizia, ma vado a riempire la scatolina azzurra una volta al mese e lo faccio di default. In questo modo è impossibile che manchi una lampadina. Gli scarichi li vado a stasare, vada bene Concetta, questa è una cosa difficile da spiegare anche ai manutentori, perché quando mando i manutentori a stasare gli scarichi, loro mi dicono: ma Danilo, l'acqua scende. E io gli rispondo ogni volta: l'acqua scende oggi, se l'abbiamo stasato il mese scorso e lo scarico si intasa un pezzettino alla volta, l'acqua continuerà a scendere fino a che lo scarico è intasato al 90%. Ma non è che devo aspettare il 100% di sottura. Ah, e poi venire meglio che curare, no? E loro capiscono: ah, allora lo devo stasare. Sì, è per quello che ti ho mandato lì. Mi fa anche strano ogni tanto che un manutentore non sia lui a dirlo a noi, no? Questa cosa, insomma. No, perché loro, giustamente, come noi, lavorano quando c'è il problema, no? Ah. Quando, non so, è umana sta cosa, affrontare il problema quando c'è e non prevenirlo. Mentre nelle aziende di successo o nelle strutture che invece vogliono migliorare, crescere, offrire un buon servizio, ormai sta diventando sempre più consuetudine organizzarsi a monte per evitare poi queste cose qua. Direi, insomma. E per il caso dei fornitori, che anche questo è un tema che mi sta molto a cuore, no? Poi per quanto riguarda addirittura la parte di tutto ciò che è cibo, l'unconventional food, quindi per chi ha esigenze alimentari particolari, la ricerca dei prodotti fornitori è ancora di più è un'impresa, no? È una bella, ci sono una serie di storie da raccontare, ma nel caso, diciamo, delle forniture normali, no? Che si tratti di lampadine, che si tratti di detersivi, di riduttori di flusso, di qualsiasi cosa, anche qui quanto tempo tolgono queste attività di ricerca, di compra, di ricerca, insomma, di questi prodotti da comprare per gli imprenditori extraverdieri? Allora, faccio una nota per chi magari sta iniziando da poco a lavorare in questo settore, è una nota invece valida per tutti. Ai primi dico: ragazzi, hanno già inventato tutto, quindi non c'è da cercare niente, perché io mi ricordo quando ho iniziato andavo a cercare le cose, magari alla Coop, alla Lidl, piuttosto che chiedendo ai colleghi a destra e manca. Invece i problemi che noi abbiamo all'interno della nostra struttura sono stati già risolti 50 anni fa dagli alberghi, quindi quando cerchiamo qualcosa bisogna andare a cercare le soluzioni per primo nei fornitori alberghieri. Se cerchiamo un qualcosa per la cucina, un prodotto per la pulizia, ci sono tutti questi fornitori che servono gli alberghi, che vanno benissimo anche per noi, e negli ultimi anni soprattutto si sono organizzati anche per fare le consegne più piccole. Questo era un problema magari fino a 5-6 anni fa, solo 5-6 anni fa, se chiedevi a un fornitore di portare poche cose, ti faceva una pernacchia. Infatti, mi ricordo che io con la mia organizzazione sono stati fra i primi a risolvere un po' il problema dei mini quantitativi, no? Perché giustamente mica posso comprarmi 20 tonnellate di quel prodotto lì, uno dove li metto, due quando li finisco e tre quanto mi costano. Esatto, non c'è neanche lo spazio. E cosa suggerisci? Vai. Il suggerimento è con fornitori che lavorano offline, tipo magari uno con quelli le lavanderie, piuttosto che i prodotti delle pulizie, eccetera, fare un piano di fornitura dove una volta l'anno ci si siede al tavolo e si dice: io consumo tot, quindi ogni mese mi porti questi prodotti, ogni settimana mi porti questo tot di biancheria. Ovviamente sbaglieremo la prima volta che faremo questo tipo di ragionamento, ma non è quello il problema. Magari dopo un mese o due si tara un pochettino la quantità e dopo si va avanti con le consegne mensili o settimanali, periodiche, senza che io debba necessariamente ogni volta chiamare e fare. In questo modo ottimizzo il tempo, ottimizzo
un po' tutto. Automatizzano le forniture. Sì, evito di rimanere senza. Per tutto il resto che ti può venire in mente, Concetta, oggi esiste una cosa chiamata internet e dei fornitori che lavorano su internet e molti di loro, la maggior parte, hanno un negozio su Amazon. Per cui qualsiasi cosa che uno gli viene in mente che è, diciamo, presuppone il fatto che tu debba prendere la macchina, trovare del tempo, andare presso il negozio, fare l'acquisto, ritornare. Esatto, tutte queste cose qua, basta mettersi su internet, digitare la cosa che stiamo cercando. Magari a volte io perdo più il tempo per trovare il nome corretto di quella cosa che per terminare l'acquisto. E con Amazon Prime, 20 euro l'anno, il prodotto nella maggior parte delle città italiane arriva entro 24 ore. Quindi è senza le spese di consegna e arriva a casa tua. Quindi è una cosa fantastica che è, secondo me nessuno oggi dovrebbe uscire da casa per comprare cose, perché è come buttare via il tempo. Io preferisco sinceramente stare con mio figlio, fare una telefonata a un amico, non lo so, riposarmi, leggere un libro, che andare con sta macchina, destra macchina, nel traffico a comprare cose che posso comprare in 5 secondi su internet. Certo. E parlando di cose che fanno ottimizzare il tempo, ce ne sono altre due, che non so, quanti minuti abbiamo, Concetta? Ma fai massimo 5, quindi comunque possiamo assolutamente fare un esempio per entrambi. E tra l'altro, allora, sì, la prima è l'utilizzo del software, che è anche questa è una cosa dove molti operatori si trovano un po' in difficoltà, perché magari è una cosa nuova, come tutte le cose nuove, giustamente genera un po' di stress. I software oggi sono molto più semplici rispetto a qualche anno fa. Se un software appare complicato, non è un problema dell'operatore. Oggi, finalmente, lo possiamo dire, è un problema del software, perché non ha capito che sta per fallire come software, perché oggi abbiamo bisogno di semplicità. Quindi ci sono i software semplici finalmente sul mercato. In 3-4 giorni si prende confidenza con lo strumento. E attraverso questi software che cosa possiamo fare? Beh, fondamentalmente ci sono due cose che ci fanno risparmiare il tempo e che vanno sempre ricercate quando acquistiamo un software di gestione della nostra attività. La prima è il Channel Manager, che è quello strumento che ti permette di sincronizzare tariffe e disponibilità con tutti i portali online e quindi evitare overbooking, evitare di chiudere le disponibilità magari e non prenotazioni. Channel Manager è veramente un dono dal cielo ed è obbligatorio. Oggi se hai una struttura e ti pubblicizzi su internet, non puoi non avere un Channel Manager, è impossibile, non puoi lavorare senza, perché cioè uno potrebbe lavorare senza, ma se lavori senza stai spendendo tanto di quel tempo, sinceramente non c'è una ragione logica. Infatti. Ma no, non c'è una ragione sostenibile, a proposito di sostenibilità, che ti giustifichi dal non spendere quella mezza giornata per imparare ad utilizzare il Channel Manager. Sempre nei software, questo magari è un po' meno comune, ma comunque utilissimo, è il sistema di mail programmate nei confronti degli ospiti. Questo ci permette di fare tante cose, ma soprattutto di informare i clienti, ad esempio, sul parcheggio o sulle informazioni su come raggiungere la struttura o di alcune cose relative alle pacche. Sì, sì, esatto. Informazioni utili che la gente comunque telefona per chiedere. Esatto. Quindi si evita di stare 20 ore al telefono in un mese, quindi sì, si usa. Tra l'altro io sono una di quelle che apprezza molto questo servizio o magari il servizio transfer. Lo sapevi che organizziamo il servizio transfer e puoi chiederci cose di questo tipo anche, no? Quindi, sì, sì, assolutamente. E, benissimo, Danilo. Vogliamo dare un ultimo suggerimento o non so, un ultimo segreto ai nostri ascoltatori sull'organizzazione del tempo? Quello che mi viene da dire è che il tempo il compito.
il tempo oggi è veramente la risorsa principale. E difficilmente la possiamo acquistare. Dobbiamo lavorare molto sul mindset, quindi su come affrontiamo la giornata, qual è il nostro ruolo all'interno dell'organizzazione e agire con il nostro vestito, con il nostro ruolo da imprenditore. Perché fino a che lavoriamo, pensiamo e ragioniamo come un manager, come un tecnico, è veramente difficile, per quanto io possa predicare strumentazioni per ottimizzare il tempo, se noi poi continuiamo a ragionare con la testa da tecnico, con quello che deve essere lì sul pezzo per risolvere il problema, e magari abbiamo risolto un problema, ma la volta successiva saremo noi a cercarcene un altro, anche inconsapevolmente. Quindi il consiglio che posso dare è veramente frequentare tutti gli eventi formativi gratuiti a pagamento che lavorano sul mindset, cioè su come strutturare il pensiero da imprenditore. Mi viene in mente tra gli altri gli eventi di Alfio Bardolla, gli eventi di Mirko Gasparotto. Ci sono tantissimi formatori imprenditori che si fanno in quattro proprio per condividere questo tipo di mentalità. E l'unico modo, secondo me, per crescere velocemente è spendere del tempo, tanto per rimanere in tema, ma farlo in direzione di migliorare se stessi, quindi e Assolutamente. capire questa cosa qui. Tra Crescita l'altro, personale insieme alla anch'io crescita professionale. personalmente, nel mio piccolo, ho scritto un libro dove all'interno c'è spiegato questo aspetto qui della gestione del tempo, e anche noi facciamo dei corsi sul, tra l'altro il prossimo si chiama proprio Vivere il Turismo Now come la Esatto. rubrica, e facciamo dei corsi verticali per il settore extraalberghiero, dove l'80% del contenuto del corso sarà sul mindset imprenditoriale verso la gestione della struttura extraalberghiera. Mi piacerebbe averti ospite nel prossimo evento, quindi fammi Volentieri, sapere perché no? se riesci a Perché farci un salto. no? Facciamo insomma un po' di informativa sul mindset, già che ci siamo, dai. Grazie mille. Bene, Danilo, grazie ancora per questi spunti utilissimi e noi ci vediamo ancora martedì prossimo per l'ultima puntata e ricordiamo, insomma, per chi non riuscisse a seguire le nostre dirette, noi saremo qui ogni martedì alle ore 12 per la diretta oppure le repliche sempre allo stesso giorno alle ore 16, alle ore 19 e alle ore 23. Se non vi bastasse il martedì e volete riascoltarci ancora, o comunque nel caso in cui vi perdeste questa giornata, abbiamo anche il sabato alle ore 18, quindi facciamo una sorta di aperitivo insieme e la domenica facciamo brunch insieme alle ore 12. E quindi non ci sono scuse per non rimanere informati e aggiornati. E per la rubrica, quindi, Via di Turismo Now, scegli le strategie che funzionano adesso. Per questa puntata è tutto e continuate a seguirci su mediotelaradio.com con la bella musica di qualità e anche con tutte le varie rubriche, appuntamenti informativi e formativi. Grazie ancora Danilo e noi quindi ci vediamo alla prossima. Seguiteci. Ciao. Ciao.